Buongiorno, bentornate in un nuovo video, amiche mie, bentornate. Allora, ma cos'è oggi? Mercoledì mattina, sono le 7 e qualcosa, io sono già in piedi da una mezz'oretta e sto naturalmente facendo un po' di pulizie, nel senso che sto togliendo la polvere, le solite cose che si fanno a casa. E ogni volta che inizio a registrare arriva Joy che mi salta addosso come per dire bada me, bada me. Allora, io sono in tenuta Belen, come potete ben vedere, lo sapete, vi faccio vedere così come sono a casa. E niente, io appunto sto togliendo la polvere con lui che ho da tantissimo tempo e questa profumazione non mi piace, ce l'ho da forse anche un anno, non lo so. Sandalo e ambra, non mi piace troppo forte. A me piacciono i profumi dolci tipo vaniglia, muschio bianco. E questo qui sto facendo fatica a terminarlo. Però mi sono messa dei detersivi come i trucchi e proprio in un angolino perché devo assolutamente terminarli. E niente, sto appunto facendo le mie faccendine di casa. Oggi vado a lavorare un po' più tardi, così faccio con un po' più di calma visto che poi domani lavoro tutto il giorno, venerdì tutto il giorno. In più, domani sera abbiamo anche la cena di lavoro, quindi tornerò a casa tardissimo. E poi quest'altra settimana lavorerò anche di lunedì. Non so se vi ho già detto che sicuramente non faccio tutte 15, cioè diciamo non tutte e due le settimane di ferie, quella di Natale della settimana, diciamo della prima settimana dell'anno, ma adesso vediamo, io e una mia collega ci alterniamo, vediamo un attimino. Sicuramente quei giorni che andrò a lavorare dovrò coprire proprio l'intera giornata dell'apertura dello studio, quindi dalle 8 alle 19 di sera, farò quelle 11-12 ore tutti i giorni, però dopo se riusciamo facciamo così, ci giustiamo così le 2 settimane, quindi una settimana vado a lavorare io coprendo tutti i turni, tutta l'apertura dello studio, la settimana ci va lei, quindi in questo modo riusciamo a stare a casa almeno una settimana a testa. Ecco, diciamo così. Perché comunque le altre mie colleghe, cioè una mia collega ha dei bimbi che hanno 1 anno ed è giusto che lei stia a casa. Poi io sinceramente proprio tutte e 2 le settimane non ho voglia di stare a casa, non so come mai. Io mi sento molto più attiva quando vado al lavoro, mi piace, arrivo a casa stanca, mi sento proprio piena, altrimenti a casa dopo un po' mi annoio, sinceramente mi annoio. Allora io adesso continuo con le mie pulizie, poi io oggi, visto che sono diciamo a casa a metà giornata, domani voglio andare assolutamente dalla mia mamma. Ho deciso alla fine di iniziare ad allenarmi da quest'altra settimana, penso da lunedì, proprio perché come sentite sono ancora piena di catarro, di muco e quindi voglio prendermi questa settimana perché ho dopo paura di ammalarmi di nuovo, sinceramente. E ho detto, dai, questa settimana finisco le mie cose. Stamattina volevo andare da Jask perché anche ieri sera, giustamente, mio marito mi ha detto: ma vuoi finire quell'angolino? Perché, e quindi volevo andare da Jask a prendere i Pampa, andare a prendere appunto i fiori da metterli dentro, altrimenti non concludo questo angolo. Anche perché sabato avrò un evento, forse ve l'ho detto, e poi mi piacerebbe andare anche a, visto che sono lì, a vedere un cappotto, perché io ho dei cappotti che ho preso l'anno scorso, me li sono riprovati. Io, ragazze, non lo so che cosa mi succede ogni tanto quando vado a fare degli acquisti. Ho i capelli che devo assolutamente lavarli stasera. Degli acquisti, non so che cosa penso, ma i cappotti mi stanno 3 volte e non mi piacciono, sono proprio grandi. Adesso volevo provare a portarli alla sarta dove va la mia mamma, vediamo se si riescono a stringere, ma non lo so. Le sopracciglia sono ancora belle e scure, mi hanno detto che ci vuole ancora un bel po' di tempo, perché comunque le ho fatte 3-4 giorni fa, e poi vabbè, io sono molto bianca e loro, il colore nero prevale sul mio bianco. E allora io mi metto all'opera così, porto fuori Joy che è già qua, che mi sta dicendo voglio uscire, ma io cerco sempre di aspettare un orario un po', diciamo decente, nel senso che comunque è ancora molto freddo, c'è la nebbia e man mano che passano le ore la nebbia sale e diciamo che un po' si riscalda, non dico tanto, ma anche solo di 1 grado per lui va bene. Ci vediamo dopo.
fatta, ragazze. Alla fine ho fatto la doccia e ho lavato anche i capelli. Anzi, mi sono dimenticata di mettermi anche la cremina. Arrivo, amore mio. Gli ho già messo il cappottino perché dobbiamo uscire. No, mi sa che la metto dopo. Mi sono lavati i capelli, non ce la faccio, ragazzi. Lo sapete che io sono una persona che non riesco a tenere i capelli sporchi, a vederli. E purtroppo, è giusto anche così, col fatto che io metto la cremina sulle sopracciglia, i capelli, vedete, si appoggiano e si ungono e mi dà molto fastidio. E quindi ho preferito fare la doccia, mi sono preparata, forse ho messo un po' troppo fondotinta e niente, adesso magari porto fuori lui e dopo sfumo un po'. Poi devo andare, sono le 9, sono stata molto brava, sono stata veloce. Devo andare a fare anche benzina e poi niente, vado e mi tolgo il pensiero, cerco di... Non ho messo il cappello io, di completare quell'angolo lì, perché giustamente mio marito così non piace, ha ragione. Niente, devo andare a prendere questi pampas e non so dove ho messo il cappello. E faccio queste cose con la mia mamma, è qua, l'ho già chiamata, le ho detto che ci andrò domani, perché anche domani farò il pomeriggio, questa settimana farò sempre i pomeriggi, tranne venerdì che faccio tutta la giornata, quindi domani vado da lei, perché mi sa che si sta ammalando, mi sa, speriamo bene, anche perché non manca tanto al Natale e noto che ultimamente, essendo una persona di una certa età, quando si ammala ci mette parecchio. A parte, vedete anche me, che sono ormai 2 settimane e non riesco a riprendermi, e pensate a una persona di una certa età. Comunque, ci andiamo dietro, perché altro non si può fare. Se mi chiedete, questa è una felpa che io adoro, che ho preso qualche settimana fa da Tacco. Sono andata l'altro giorno per vedere se ce n'erano degli altri, ma purtroppo non hanno più neanche una felpa, perché a me piace, soprattutto per andare a lavorare, piace, visto che tanto dopo vado al lavoro e mi metto il camice. Sembro elfo, io non sto bene con il cappello, però non mi interessa perché ho bisogno di coprirmi la testa, d'inverno ho freddo, non so come facevo quando avevo i capelli cortissimi, spesso non mi mettevo neanche il cappello, invece adesso ho proprio bisogno di tenere al caldo la testa e le orecchie. Già hai portato fuori, ragazzi, sto morendo di caldo, stavo condividendo delle storie, su Instagram, per quanto riguarda la nostra casa, perché ieri, appunto, le ho condivise ieri e in tante poi mi hanno scritto del fatto che è cambiata tantissimo. Dovrei rifare un altro home tour perché è davvero cambiata, ma stavo aspettando la ristrutturazione del bagno. Anzi, ieri mio marito ha telefonato a appunto un negozio dove fanno le porte e la porta, purtroppo, tra il fatto che sono stata malata, che lui è andato via per un weekend, non siamo ancora riusciti a farcela fare. E ci ha detto appunto il signore delle porte che ci vorranno almeno 2 mesi. Allora mio marito mi fa: cosa vogliamo fare? Rimanere senza porta non possiamo, o spostiamo i lavori o vediamo. Allora io gli ho detto: guarda, io lavoro e non le voglio spostare perché non ce la faccio più, già non ho tanta voglia di ristrutturare il bagno, possiamo tranquillamente tenere la porta vecchia e poi appena loro hanno fatto, perché ci hanno detto che ci vorranno almeno un paio di mesi, verranno e anche se il bagno è stato finito e ristrutturato ci cambieranno tutto. E niente, facciamo così, adesso ci va mio marito, perché tanto ci va lui, il signore delle porte ci ha detto di portare un po' di cornice, così lui ce la fa dello stesso colore. Io vi dico la verità, io la volevo fare completamente diversa, mio marito non vuole, proprio completamente diversa, perché a me piacciono le diversità. L'avrei fatta, non so, o legno o non bianca, perché secondo me, essendo il colore delle nostre porte tendente a, non so se sia un grigio, non lo so, vedete, non è bianca, e se la facciamo bianca, non lo so, non mi piace, quindi boh, io l'avrei fatta anche color legno, non nera, o con il vetro no, assolutamente, non lo so, una porta completamente differente, invece mio marito no, è più per rimanere sul classico. Io l'avrei fatta, mi sarebbero piaciute anche quelle porte con il, diciamo, il ferro sopra scorrevole, ma nel bagno non possiamo farlo perché ci sono i muri.
Ragazzi, scusate, nel frattempo ho tolto la giacca perché era inutile che io tenessi la giacca. Abbasso un attimo qui. E come vi dicevo prima, appunto, il bagno, per quanto riguarda la porta, dovremo aspettare almeno un paio di mesi, ma non ci sono problemi, tanto dopo loro verranno, smontano la porta vecchia e metteranno su la porta nuova. Quello che a cui stavo pensando ieri, che poi ho condiviso anche su Instagram, mi piace ricondividere con voi, è come è cambiata la nostra casa, a come è cambiata la cucina dopo che l'abbiamo modificata, dopo che le abbiamo modificato il look, e quanto l'open space mi piace. Adesso mi piace ancora molto di più, mi piace soprattutto questo angolo, ragazze. Adesso magari ve lo faccio vedere da di qua, perché ogni volta che io, diciamo, entro in cucina dalla parte del corridoio, mi piace tantissimo vedere questa situazione qui, che a volte davvero con poco ti può modificare un ambiente. Il poco per me è stato questo specchio. Vedete, io diciamo entro in questa zona qui, c'è questo specchio, e poi c'è questa sorta di muretto, che poi non è, ragazzi, un muretto, perché a volte me lo chiedete, ma è la cucina vera e propria, dove appunto si evidenzia il top. E vi dirò che così il legno mi piace davvero molto di più rispetto al nero. Era molto elegante anche prima, però adesso mi dà una luce, mi dà un calore immenso, e questa zona qui ci sta piacendo tantissimo, proprio questa sorta di muro che scende e si apre appunto all'open space, ed è cambiata tanto. Forse ve la ricordate tanti anni fa, per chi mi segue da tempo, poi comunque se andate indietro nei miei video vi ricordate che noi qui avevamo la penisola. Diciamo che tutta la cucina è stata studiata da me e da mio marito, non ci ha aiutato nessuno, l'abbiamo tirata giù. La cosa che io ho sempre amato e che ho sempre desiderato era di avere i fuochi proprio a vista. Pensate che era nata, cioè la prima bozza, bozza che avevo tirato giù, era che qui dovevamo metterci il lavandino, scusate, i doppi lavandini. Per fortuna che l'idraulico ci disse che il tragitto era troppo lungo tra i tubi e i lavandini, e quindi non si potevano mettere assolutamente, e quindi optai per mettere i fuochi. Sono la cosa più bella che mi piace del mio open space. Tornassi indietro, li rifarei. Spesso mi chiedete se vi consiglio i fuochi a vista. Sì, ragazzi, cioè ve li consiglio, poi naturalmente devono piacere. Io l'ho desiderata questa penisola così. Così, perché come potete vedere io mi metto qui, cucino, spesso c'è mio marito e raramente mia figlia, perché lei sta più in camera sua come tutti i giovani, però ogni tanto si mette anche lei, mentre loro ridono, guardano la televisione, io sto qui, cucino e mi godo loro, me li guardo, mi piace. E poi comunque tante volte quando mi metto a cucinare, perché credetemi che cucino, anche se non sembra, guardo la televisione. Avevamo ai tempi, se andate indietro, lì un piccolo mobiletto con una televisione piccolissima bianca. Alla fine abbiamo tolto tutto perché non la guardavamo mai, perché guardavamo sempre lei. Poi vabbè, l'abbiamo cambiata, l'abbiamo presa più grande, e niente, io per quanto riguarda questo angolo qui ve lo consiglio. Ci sono alcune persone che mi stanno chiedendo dei consigli anche su Instagram, anzi vi ringrazio anche per la fiducia, perché mi mandate proprio le foto e mi dite: Sabri, cosa posso mettere qui? Ho aiutato alcune di voi a cambiare ad addobbare il vostro top. Io sono contentissima perché mi date fiducia, io non sono nessuno, mi piace guardare gli altri come fanno, e di conseguenza lo faccio anch'io, perché io non sono un'arredatrice, non mi piace dirvi che faccio tutto di testa mia, ma non è vero. Ci sono un sacco di bellissime case su Instagram. Pinterest non la guardo tantissimo, non mi piace, mi piace più guardare Instagram. Comunque, dicevo, è cambiata tanto. Era nata appunto con una penisola, ve la ricordate, questo tavolo che continuava, diciamo che andava dritto per dritto lungo, vuoto sotto, era proprio un tavolo. Quando io disegnai la cucina, volevo gli sgabelli,
Infatti avevo fatto un tavolo un po' più alto, anzi avevo fatto il progetto anche di mettere una piccola mensolina qui che andava lungo lungo e arrivava a pari del muro, solo che mio marito non gli piaceva e quindi non l'abbiamo eliminata. E niente, c'era appunto questo tavolo a penisola alto, era nato appunto alto per metterci gli sgabelli, forse ve lo ricordate, dopo con amici che mi dicevano no, non stare a mettere gli sgabelli perché sono scomodi, il mobiliere che anche lui mi disse guarda, io ho avuto tanti clienti che hanno messo penisole come le tue con gli sgabelli, poi mi hanno richiamato per abbassare il tavolo perché sono scomodi, sono alti e soprattutto per chi è bassa come me e mia figlia, non tanto mio marito, che non arriviamo per terra, diventano molto scomodi, inizia a farti male proprio la schiena. E niente, quindi alla fine feci abbassare, vedete qui ci sono ancora i fori, se lo vedete. Noi l'abbiamo ancora la penisola, chissà, magari un giorno la tiriamo fuori, no? Comunque abbiamo conservato tutto. La facevo appunto abbassare in modo da potergli mettere le sedie normalissime. A volte mi chiedete, Sabri, perché l'hai tolta? Rendeva la cucina diversa, unica nel suo genere. È vero, molto particolare, anche perché io sono qui già da 5-6 anni, quindi non se ne vedevano tantissimo in giro come adesso. Adesso è tutto penisola, tavolo attaccato, per carità. Io la tolsi perché mi era molto scomoda, siccome era fissa, io ogni volta che dovevo portare, adesso scusate il casino, ma fra un po' devo andare a lavorare, ogni volta che dovevo portare qualcosa, dovevo andare a prendere qualcosa nel frigorifero o comunque dovevo riporre qualcosa nel frigorifero o nei pensili, dovevo fare un giro incredibile. Poi, quando ancora non avevamo attrezzato il terrazzo con la stufa per renderlo più caldo, quando avevamo ospiti qui a casa, che comunque quando ci siamo tutti siamo quasi una ventina, non ci stava, avendo il tavolo qui facciamo fatica anche perché quello doveva essere qui, fermo, non potevamo spostarlo, non potevamo unirlo. E in questo modo invece togliendo tutto e mettendo il tavolo classico possiamo adattarci a qualsiasi tavolo, sia quello fuori, quello in camera di mia figlia, così siamo tranquilli. In un futuro, ci stavamo pensando proprio quando abbiamo fatto il cambio look, ma proprio un futuro, la cosa che magari potremmo fare è quella di togliere il tavolo e fare una sorta di penisola con cassetti e diciamo scaffali, no, scaffali ante, perché è grande la mia cucina, è davvero grande. Però il posto manca e quindi ci piacerebbe farla sempre bianca con lo stesso materiale della cucina, però tutto attorno alla penisola, non tutto attorno, diciamo a ferro di cavallo, un tavolo con lo stesso materiale del legno e delle sedie, non sgabelli perché altrimenti non ritornerei a. Diciamo al discorso che vi ho fatto all'inizio, questo sì, però è proprio cambiata tantissimo. Poi vi vorrò fare anche vi farò un home tour, però voglio aspettare la ristrutturazione del bagno e basta. Però ripeto, quando io entro diciamo dal bagno e vedo questo angolo qui, adesso ve lo faccio vedere. Ecco ragazzi, quando io arrivo che vedo questo specchio e poi mi appare la cucina, mi piace tantissimo. Infatti me l'avete fatto notare voi, soprattutto chi mi segue su Instagram, perché spesso faccio dei buongiorno dati da questa angolazione e spessissimo me lo scrivete, mi dite Sabri, è bellissima questa angolazione e mi dà il senso di pace, di tranquillità. Adesso io vado, altrimenti faccio troppo tardi, poi magari parliamo anche del terrazzo perché tante volte me lo chiedete. Arrivata a casa! Allora ragazzi, ho una fame incredibile, sono le 11:10, Joy vorrebbe uscire, ma ha iniziato a piovere e poi comunque l'ho portato fuori un paio di ore fa, lo porto prima di andare al lavoro così lui è un cagnolino che tiene tanto e preferiamo noi portarlo fuori quelle 3-4 volte al giorno. Però adesso ha iniziato a piovere, aspettiamo un attimino, Gioia mi fai cadere, Gioia mia. Allora ragazze, vi faccio vedere, sì e sì, che cosa ho preso. Allora, sono stata brava perché mi sono già preparata il treppiedi. No, niente, oggi sono proprio bravissima. Ecco qua, vi appoggio così vi faccio vedere. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere sono i Pampas. Sono appunto passata da Jusk, perché la ragazza era al telefono e diceva pronto Jusk, quindi è Jusk. Ne ho presi tre perché ragazze costano 7 euro l'una. Dove ho la borsa? No. 7 euro l'uno. Infatti ho sempre aspettato.
ma non andavano mai in offerta. Costano 7 euro, ma secondo me ne valgono tutti perché sono fatti benissimo. Allora, eccoli qua, vedete come sono belli. Ne ho presi tre, ragazze, non di più, perché questi tre cosi 21 euro. Come avevo detto l'altro giorno, non voglio più spendere tanto per la casa, però quell'angolino dovevo davvero terminarlo, altrimenti sembrava un portaombrelli, aveva ragione mio marito, e quindi ne ho presi tre. Poi eventualmente, se vedo che non bastano, più avanti ne prenderò degli altri. Sono molto molto belli, sono lunghi, quindi vanno bene proprio per il mio vaso perché è alto. Allora, dopo li andiamo a sistemare insieme. Vi faccio vedere che cosa ho preso da H&M e Stradivarius, però da Stradivarius non mi sono fatta lasciare la busta perché tanto avevo già questa e quindi ho infilato tutto lì. Vi faccio vedere la prima cosa, diciamo, la cosa che ho preso da Stradivarius. Mamma mia. Ho preso una camicia che secondo me va bene sotto questo cappotto perché, vi ripeto, sabato avrò una cosa da fare e niente, mi volevo vestire un po' elegante. E ho preso questa camicia, a me è piaciuta tantissimo, c'era di vari tipi, c'era anche beige con i puntini neri, però ho preferito prenderla così perché dopo vi faccio vedere il cappotto. È una camicia corta. Però naturalmente a me è lunga perché essendo piccolina, anche se ho preso una XS, vedete XS, e l'ho pagata 19-20 euro, diciamo così. Pensavo di metterla sopra a dei pantaloni bianchi, così spezza un attimino e va giù con il classico polsino a camicia. Sembra raso, adesso non so se riuscite a vederla, è molto morbida, mi è piaciuta tanto e in fondo ha l'elastico, molto molto carina. E niente, ho preso lei che adesso va dritta in lavatrice. Poi vi faccio vedere che cosa ho preso appunto da H&M. Partiamo con la maglia, l'ho vista, mi è piaciuta tantissimo. Qui ragazze ho lo scontrino e dopo vi faccio vedere quanto ho risparmiato, cioè sono troppo felice. E qui invece c'è lo scontrino di Stradivarius, vabbè, 20 euro. Parto con la maglia, mi è piaciuta, lo ripeto, l'ho vista da lontano, sono i colori che io amo di più e niente, l'ho presa. Una maglia collo alto fatta molto bene secondo me, come tipo, come diciamo, stoffa, vedete, a righe, mi piace da una vita io utilizzo la riga, va giù e ha l'elastico sia in fondo alla maglia ma anche nei polsini. Di questa io ho preso sempre una XS e l'ho pagata 15,99, ma alla fine si può dire che questa è gratis perché vi faccio vedere, ho preso il cappotto, come vi ho detto prima in macchina era nel reparto sconti e mi andava bene come misura, è molto piccola, è una 34 ma io l'ho provata 34, dopo non so se corrisponde a una 38, non ci ho mai capito niente comunque. Il cappotto è lui, mi è piaciuto tanto il colore perché io amo il color cammello, mi piace tantissimo, è molto molto pesante. Va giù lungo, vabbè adesso non è chiuso quindi non si rende conto, naturalmente i polsini a me sono lunghi, e va giù e ha la sua cintura, lui veniva ragazze 49,99, aveva lo sconto del 20, quindi altri si può dire 10 euro in meno, però ragazze vi dico tutto, allora 49,99 meno 10 euro. Vedete, qui c'è scritto 10 euro, meno altri 10 euro perché mi hanno fatto un ulteriore sconto del 25% grazie alla mia applicazione di H&M e in più mi hanno scalato, che però qui io non vedo, sì, altri 3 euro. Vedete, 10 euro, meno 10 euro, meno 1,96 euro sul cappotto, meno 1,04 euro sulla maglia. Avete visto? Si vede che 3 euro non potevano fare. Quindi in totale io, invece di spendere tutto 65 euro, ho speso 43 euro e 18. Cioè, io sono rimasta così. Adesso me lo provo, naturalmente ho la felpa, ragazzi, quindi non rende, però lo voglio provare insieme a voi, appunto alla felpa. Mi è piaciuto, ripeto, non guardate la felpa perché non sta bene. E mi è piaciuto tantissimo perché ha due
chiusure, il che non mi dispiace, quindi io posso stringerlo, che ripeto, io essendo piccolina e tutte le cose mi vanno molto larghe, invece questo mi è piaciuto anche come sta dietro, vedete così, adesso ripeto, ho la felpa, quindi occupa tanto tanto spazio, così così, e poi vedete dietro non mi faceva quel pallottolone che a me non piace e va giù giù, adesso non so se riuscite a vederlo, vi abbasso un po', spero che non cada il telefono, vabbè adesso non, io non sono bravissima, dopo dovrò studiarmelo per bene, ma va giù così e mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto anche il colore, mi è piaciuto anche il prezzo, mi piace come mi sta anche diciamo in volto, e poi pensatela sotto, andrò a metterci questa camicia che secondo me ci sta molto bene con un paio di pantaloni bianchi in modo da spezzare e le mie scarpe eleganti a punta che io ho presi l'anno scorso. Mi piace come sta qui, non è troppo grande e mi è piaciuto. Adesso ripeto, ho la felpa e quindi non rende più di tanto, però mi piace, mi è piaciuto. E di questo, come vi ho detto prima, ho preso una 30, c'era solo lui, e ho preso una 34, che poi non so se corrisponde alla 38, però io ripeto, essendo piccolina mi va bene quella misura lì. E niente, queste sono le cose, adesso me le metto subito a lavare, devo assolutamente iniziare a preparare qualcosa per stasera, altrimenti non so che cosa cucinare. Come vi ho detto prima, mio marito è fuori con degli amici e quindi devo cucinare per me e per mia figlia. Pensavo di fare un'insalata e a lei magari le svizzere, visto che ha mangiato la carne rossa l'altro giorno. Mamma, mi sta venendo un caldo, ragazzi. Ho anche messo su l'asciugatrice. È bello che ho chiuso la porta del corridoio e non si sente, quindi sono molto contenta per quello. Devo anche scongelare il pane e niente, mio marito l'altro giorno mi ha detto: ma perché in un futuro non, magari non facciamo, non cambiamo questa finestra e mettiamo quelle porte a finestre scorrevoli che ha mio fratello a casa, perché l'abbiamo vista da lui. Però io ho detto: guarda, a me va bene anche così, perché bene o male, soprattutto d'estate, la teniamo aperta e riusciamo a entrare e uscire tranquillamente. E poi non lo so se si possa fare, sinceramente. E lui piacciono tantissimo quelle porte e finestre così, e così si ragionava sul terrazzo, per quanto riguarda il terrazzo, perché quest'anno modificheremo qualche cosa. E qui ancora tutto come era sabato, vedete, abbiamo tenuto il tavolo lungo, tanto a Natale saremo di nuovo qui ci sono tutti i quasi, cioè ce ne mancano tanti regali, li abbiamo lasciati lì, e modificheremo qualcosa, ragazze, quest'anno nel terrazzo, soprattutto per la parte fuori le tende, perché voglio fare una cosa molto carina. Credo che andremo a togliere i lettini che sono fuori, perché tanto non li usiamo mai, fa troppo caldo d'estate in città, non ce la faccio a prendere il sole, e pensavo di fare un angolo molto bello fuori, perché qui mi piace già tanto così, credo che rimarrà così tranquillamente, però fuori voglio fare qualcosa di molto carino. Vieni Joy, metti di striscialti, dai, vieni. Però ecco, quest'estate adesso vedremo, senza spendere tanti soldi, assolutamente, però quell'angolo lo voglio proprio liberare, perché i lettini mi piacciono ma occupano tantissimo spazio, tantissimo davvero, ripeto, non l'abbiamo neanche mai scoperti quest'estate, cioè proprio tolta la ricopritura che abbiamo preso su Amazon per tenerli più protetti possibili, e quindi è uno spreco, quindi, e non so se li vendiamo, non lo so, adesso stavamo pensando a una cosa che secondo noi utilizzeremo molto di più. Ci sono alcune persone che mi hanno scritto: Sabri, ma perché non metti la jacuzzi? Mio marito ha il suo sogno di mettere la jacuzzi in terrazzo, ma ragazze, dobbiamo vedere la portata del terrazzo, nel senso che bisogna sempre sentire con chi di dovere, per qualsiasi cosa bisogna fare all'interno di un appartamento, almeno noi siamo sempre stati così, sempre. E quindi per quanto riguarda la jacuzzi, siccome il terrazzo ha
deve tenere un tot di peso, la jacuzzi con l'acqua all'interno pesa tantissimo. Però è uno, se vi ricordate, se mi seguite da tanto tempo, vi ho sempre detto che il sogno di mio marito è quello di avere la jacuzzi. E chissà, chissà se magari si potrà realizzare, non so, boh, vedremo. Comunque adesso io vado a mettere l'oro all'interno del vaso, così vediamo come stanno. E poi lavo l'insalata per stasera. Credo di fare l'insalata, non lo so, perché ce l'ho, dobbiamo mangiarla, altrimenti va male. Quindi niente, la lavo e faccio una bella insalata mista con dei finocchi, dei pomodori. E faccio queste cose qui e niente, mi metto a pacciarare, mi metto a lavare queste cosine qui, così quando vado al lavoro sono a posto. Ragazzi, ho messo i pampas, mi piace molto, dai, mi piace abbastanza, non è altissimo, ma va bene, secondo me va bene così. E poi, ripeto, quando faremo la parete, se la faremo, perché ci hanno chiesto un preventivo altissimo, ragazze, davvero una roba assurda. Pensavamo di verniciarla, però mio marito, sapete, non è per le toppe, a lui non piace fare le toppe nella casa, a lui piace proprio aspettare, magari come anche io, aspettare e metterla a posto per bene, altrimenti non, le toppe non servono a nulla. Spesso rendono le cose, non dico solo la casa, ma le cose più brutte alla fine, e magari si spendono due volte gli stessi soldi quando si potevano, ad esempio, risparmiare. Purtroppo quella cosa lì, quella toppa lì, parlando di toppe, deve stare lì perché ci sono i fili, quindi deve rimanere lì. E mi piace, dai, abbiamo concluso questo angolino. Poi ripeto, quando sarà tutto bianco, questa parete qui sarà completamente diversa. Allora, ho messo le insalate in ammollo con il bicarbonato, sono quelle in busta, io solitamente, come lo sapete, sapete già, le sciacquo sempre. Vi dirò, ragazze, che con questo mi sto trovando bene, ci ho messo un po' ad abituarmi, però mi sto trovando molto bene. E ripeto, l'ho preso da Pepco perché guardando su Instagram tantissime persone hanno detto che la classica spugnetta non è molto igienica. Tante di voi mi avete detto che molte le mettono in lavastoviglie. Bene, a sapersi, anzi grazie, perché mi aprite sempre un mondo, io vi adoro. E quindi magari posso anche alternare un po' questa, un po' l'altra, perché questa qui non riesce ad arrivare negli angolini e spesso pulisco io con le mani o se no uso la spugna classica. E niente, mi sto trovando bene. Adesso la sciacquo per 3 volte, così per stasera è pronta e inizio a mangiare perché ho una gran fame. Ragazzi, allora, noi abbiamo pranzato, io sono qui nella mia poltroncina perché ho il telefono sotto carica, visto che stanotte mi sono dimenticata di ricaricarlo e sto cercando di editare almeno questo video, così se riesco ve lo metto online domani. E niente, fuori sta piovendo, sta diluviando e purtroppo non possiamo uscire perché piove troppo forte, vero amore? Allora ragazze, io vi saluto, adesso mi rilasso un po', mi spupazzo ancora un bel po' il mio patatino. Ho già anche lì lavato l'insalata, preparato la tavola per stasera, così quando tornerò a casa stasera è tutto pronto. Vero amore mio? E niente ragazze, noi vi salutiamo, vi mandiamo un bacione grande grande, vi diciamo di fare le brave, come fa sempre Joy. E se vi va, sempre solo se vi va, noi vi aspettiamo al prossimo video. Ciao amiche mie, vi vogliamo bene.